buongiorno, mi chiamo Salvatore Novara e ho partecipato al corso per i nonni in questa informatica nuova per me, anche se quando lavoravo avevo il computer a mia disposizione. La mia età è grande, ho circa 78 anni, però guardate che io ritengo che non bisogna mai allontanarsi. Tutto non è che tutto è dovuto, ma va fatto anche alla mia età, perché possiamo stare tante, nati non posso vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza, quindi virtù e conoscenza, fino a che sono in grado di farlo, lo farò. Avete affrontato con i ragazzi il tema della scuola ieri e oggi. Com'è stato per lei tornare tra i banchi di scuola del suo liceo, se non sbaglio? Sì. No, io ho fatto liceo classico a Garibaldi, quindi qui ho respirato aria di casa praticamente. I classici greci qui li ho ritrovati, i professori sono praticamente uguali, sono più moderni questi rispetto a me. Però ripeto i miei, però in ogni caso l'insegnamento era quello e se il professore è intelligente e preparato l'insegnamento resta per me. E i professori giovani che ha incontrato per quanto riguarda questo percorso di alfabetizzazione digitale come sono stati? Sono di una graziosità unica, mi creda, non per plagieria, lo credo sinceramente. Non solo sono persone che hanno preso il loro tempo libero per dedicarlo a noi, perché di pomeriggio i professori hanno altri impegni, devono correggere i compiti, eccetera. E anche i ragazzi che sono stati meravigliosi, con l'amore che hanno dato verso queste persone anziane, è stato bellissimo, veramente, mi creda, sono soddisfatto di aver perduto, di aver guadagnato queste ore di scuola, praticamente. So che lei ha avuto anche un compagno di classe un po' speciale, vuole lasciarci un ricordo? Guardi, il Giovanni Falcone è stato il mio compagno di classe alla scuola media, quindi no, non è che lo conoscessi in maniera tale, dopo si è rilevato, però era il primo della classe, è strano, era il primo della classe anche perché forse studiava in un certo modo e questo studio probabilmente l'ha portato nella vita. Quindi ci siamo visti, ci siamo rincontrati poi al Tribunale di Trapani, che lui era il Tribunale fallimentare, io ero andato lì con il mio avvocato per una causa che era maggiore, ci siamo incontrati. È stato bellissimo, poi non ci siamo più incontrati perché c'era troppo vigilanza, poi mi dava fastidio. Tutto qui. Grazie.